Ciao a tutti, ecco un altro video rispondi. In questo altro stadio sembra impossibile, ma non è un video riguardante la pattinata, ma un video riguardante quale pattino posso consigliare per una persona che vuole iniziare a fare free skate. Allora, intanto è importante sapere le differenze tra un pattino fitness e un pattino free skate. E io vi linkerò qua su una scheda o da qualche parte in questo video il video in cui parlo e analizzo tutti i tipi di pattini. E quindi andate a vedere quel video lì. Una volta avete ben capito che voi cercate un pattino da free skate, andiamo a cercare un pattino da free skate per iniziare. Allora, diciamo che lì si va su tre marche fondamentalmente che io conosco e che ho provato: Seba, Rollerblade e Powerslide. Allora, di queste tre marche, la migliore o quella con cui mi trovo meglio è la Seba. Anche se la Rollerblade, io ho comunque il pattino con tre ruote da Rollerblade, sempre un Urban barra fitness, quindi un pattino un pelo più incentrato alle distanze, ma che ci può fare anche del free skate un pelo più curato. E lì stavo guardando sia sul sito di FreeMove, in questo momento stavo un po' spulciando un po' di prezzi. Purtroppo il prezzo va dai 140 euro, 130 qualcosa su Amazon si trova, fino in su, quindi non si trova niente sotto gli 80 euro. Anche se io non ho avuto il modo di provarle, però ho visto le recensioni in inglese del pattino, che io non so se hai visto il video in cui prendevo in giro, o comunque sono rimasto deluso dei pattini economici da Decathlon. Ecco, diciamo che il pattino che mi aspettavo mi consigliassero dovrebbe essere un pattino valido per iniziare a fare free skate e stare sugli 80 euro. Ora però, te mi hai detto che hai già un pattino da fitness, che ho comprato anche con lo sconto sugli 80 euro, quindi un pattino da 150 euro. La differenza fondamentale tra un pattino da fitness e un pattino da free skate è la lunghezza del telaio, quindi del frame. Allora, perché in un pattino da free skate si tende ad avere le ruote da 80 o da 76, se voi mettete un telaio più piccolo, perché i numeri di peli sono più piccolini, e tutte ruote molto vicine, quindi 2-0, quindi avrai 4 ruote molto vicine. Nei pattini da fitness invece c'è più spazio fra le ruote, però a meno che non è un telaio proprio da marathon, quindi un 90 mm di ruote, se hai la fortuna di avere ruote da 84 o da 80 mm, considera che riesci comunque a imparare un minimo di base per fare anche free skate. Poi ovviamente la scarpetta non ti dà quel sostegno al piede come ti dà una scarpetta da free skate, perché scarpetta da free skate qua, come vedete, è totalmente in plastica. Scarpetta da fitness, come vedete qua, è morbida, serve stare comfort nel piede. Poi anche lì bisogna capire che pattino da fitness è e che pattino da free skate è. Comunque, la grande differenza è che un pattino da free skate ha una struttura esterna rigida, un pattino da fitness non ha una struttura interna rigida, ma è morbido. L'altra cosa importante che ti consiglio è: vuoi davvero passare a un 4 ruote o preferisci magari avere un pattino a 3 ruote? Perché anche lì ci potrebbe essere, no, delle offerte interessanti, si va un po' più alto di prezzo, però potrebbe essere il pattino che ci fai sia un po' di distanza che un po' di freestyle o free skate, meglio ancora. Perché comunque sia il freestyle, poi il pattino serve un pelo diverso. E altra cosa, un pattino da free skate è molto grosso. E onini ce li fai, però quando se mai ti cominci a garbare a fare punte, corvo, cobra, in cui sto riuscendo molto più avanti, è lì il pattino da free skate ti dà un pelo più fastidio, perché è un po' più ciccione. A meno che non prendi un pattino che è Twister 80, il vecchio modello, che è questo qui, rispetto al nuovo modello che è l'Edge, che metto qua, in cui questo è proprio un pattino da free skate. Invece il Twister 80, un modello che non fanno più, se trovi il numero è buono, compra questo, perché riesce a fare fitness, riesce a fare freestyle, riesce a fare free skate in un unico pattino. Non fai niente al 100%, non è uno specialista, però riesci a fare tutte e tre le cose bene. Cosa invece i pattini a free skate ne fanno una benissimo, invece i pattini da freestyle ne fanno una benissimo. Se io porto un pattino in carbon da freestyle a fare free skate, tempo un mese lo rompo. Se io porto un pattino da free skate a fare freestyle, non riesco a fare determinate figure. Se io porto un pattino da free skate e da freestyle a fare distanza, faccio 20 km, ho 2 gallore così sotto i piedi, perché mi sudano i piedi. Non sono pattini studiati per farci tanti, e soprattutto non sono pattini studiati per fare tanto sfregamento continuo sul piede. Quindi ciccia ciccia, io arrivavo appunto alla situazione. In fondo ti lancio, in fondo ti lascio tutti i link a determinati siti e a determinati sconti che c'è.
Su Freemove forse ti riesco a dare un coupon sconto per abbassare un po' il prezzo del pattino. Su Amazon no, ti linko dei siti, non so se c'è il tuo numero perché non so che numero di pedali hai, però ecco, se hai comprato i pattini da fitness e non hanno carrelli esageratamente da fitness, quindi non hai una rotella del 90 in su per intendersi, io proverei a partire con quei pattini e magari fra 2 o 3 mesi, quando inizio a fare i salti, comincio a sentire il pattino che si muove come ho fatto nel video, perché se il pattino è buono si muoverà un po' meno, ma sicuramente avrai meno sostegno al piede, allora lì valuti e investi magari un 150 euro per un pattino. Ecco, secondo me non devi scendere sotto 140 euro, perché un buon pattino da freeskate buono sta da 200 euro in su, sentito bene, 200 euro in su. Un buon pattino da freestyle buono sta dalle 300 euro in su e così via. Un buon pattino da fitness sta dalle 150 euro in su. Ecco, diciamo la differenza sostanziale è questa qui. Il freeskate si trova nel mezzo perché comunque se riesce ad avere una scarpetta un po' meno lavorata, però ecco, se vuoi un pattino buono devi comunque spendere un sacco di soldi. E oltretutto poi ruote, cuscinetti e il mondo, cioè nei pattini è veramente, non è neanche l'investimento, compro il pattino, è proprio anche il mantenere il pattino è veramente costoso. Beh, detto questo io ti saluto, spero di averti un po' dato dei consigli. Spero che riesci a trovare il pattino giusto e se vuoi mandarmi foto apposta di un pattino che vuoi comprare per sentire se è buono e valido, c'è una buona offerta, me li puoi mandare, io nel giro di un giorno e mezzo ti rispondo sicuramente. Se mi becchi anche nell'istante che sono online, ti rispondo anche istantaneamente, ovviamente. Detto questo, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Spero che mi segui ancora. Ciao!